sconti. Parliamo invece ora di memoria, di come preservarla e tenerla allenata. Io ho una memoria eccezionale, mi ricordo il telefono di tutti i miei parenti e amici, di mia zia, mio zio, mamma, padre, tutto quanti. Qualche volta mi dimentico un cognome, no? Un nome storico, ma dopo pian piano riaffiora. La memoria è una cosa fragilissima, io mi dimentico spessissimo dove ho messo un libro, gli occhiali, il cellulare e proprio per questo mi sono messa a studiare l'arte della memoria, però non la pratico. Perdere le chiavi, non trovare la nostra agendina, non ricordare il nome di una persona che incontriamo per strada, non è grave ad una certa età, il cervello invecchia, qualche neurona si perde. La cosa importante è che a questi disturbi non si associano disturbi più importanti, quali per esempio non riconoscere i familiari, non trovare la via di casa, avere dei comportamenti che non sono corretti. Allora in questo caso è bene consultare un medico. Cos'è davvero la memoria? È possibile mantenere il cervello giovane e sano? Perché, insomma, la memoria diminuisce con l'età e cosa fare per difenderla? Mi capita di dimenticare tante cose, sicuramente quando la testa è molto carica di tanti impegni, ma quando sono rilassata in villeggiatura non ne dimentico nessuna. Io mi dimentico a volte di comprare una cosa che serve, oppure di andare a vedere un film che mi piace, però quando sono riposata torna tutto normale. Il segreto per non invecchiare, per mantenere il cervello vivo, è quello di usarlo sempre. Quindi leggere, ma leggere con attenzione, imparare delle lingue nuove, incontrare delle persone, discutere con queste persone, imparare nuove tecnologie. Dobbiamo rendere il cervello interessato a quello che facciamo, perché il cervello altrimenti si annoia. Tutti i movimenti.